gli sceneggiatori che conosco io spesso arrivano al ciclo sperimentale. Bisogna dire che, per esempio, anche la generazione di sceneggiatori, anzi forse anche di più, è una generazione adesso molto viva, molto ampia. Poi in questo periodo il lavoro del cinema e della fiction è un lavoro in grande espansione, perché le piattaforme aumentano i broadcaster, appunto, quindi c'è grande richiesta. Infatti si lavora molto, è un periodo in cui si lavora molto, poi arriveranno periodi peggiori, ma è un periodo in cui si lavora molto e c'è grande quantità. Però c'è, per esempio, il centro sperimentale, la scuola Holden, ci sono anche master. Per esempio, io ho insegnato a un master a Ulm e da lì sono venuti fuori anche dei giovani sceneggiatori. Ci sono quella specie di bottega che è sempre esistita in Italia, cioè un regista, uno sceneggiatore che ha una persona giovane che riconosce come brava e la fa lavorare. Adesso ci sono vari ruoli, no? Ci sono anche i ruoli degli sceneggiatori cosiddetti junior, che vengono alle riunioni, prendono gli appunti, aggiustano le revisioni e pian piano crescono generazioni. Ovviamente anche fare lo sceneggiatore è diventato molto, è un mestiere molto ambito. Prima gli sceneggiatori spesso, non i grandissimi sceneggiatori, ma spesso gli sceneggiatori gli facevano quelli che volevano fare i registi ma non ci riuscivano. Infatti molti sceneggiatori avevano voglia di fare i registi e avevano anche questa frustrazione. Adesso invece c'è anche proprio una passione specifica per la sceneggiatura, per le serie TV soprattutto, no? Le serie TV che mettono molto in luce la scrittura formano molto desiderio di diventare sceneggiatori. Le serie hanno dato certamente una spinta. Tu hai lavorato su Un'amica geniale. Come sei arrivato a collaborare a questo tipo di opera? L'Amica geniale è stato, con L'Amica geniale è stato abbastanza semplice, perché io lavoro spesso con Fandango come produzione, soprattutto con Laura Paolucci, che è sia la vice di Procaccia e Fandango, sia una sceneggiatrice. Avevamo scritto insieme altre cose e a un certo punto, al secondo libro pubblicato dalla Ferrante, Laura Paolucci ha cominciato a insistere, prendiamo i diritti, e mi hanno subito chiesto di collaborare, essendo insomma anche io di ambito di letteratura napoletana come la Ferrante, poi amavo molto la Ferrante. E quindi quando è riuscito a prendere i diritti, con un contratto molto particolare, perché la Ferrante fa contratti molto in cui tutela molto sia se stessa che i suoi libri, ha fatto un contratto, ne ha parlato Procacci proprio ieri mattina a Milano in un panel, in cui la Ferrante decideva anche chi erano insieme ai produttori, chi erano gli sceneggiatori, chi erano i registi, chi erano i, doveva condividere la scelta degli attori. E quando hanno chiesto alla Ferrante se andavano bene i nostri nomi, la Ferrante ha detto sì, a me, mi conosceva come scrittore, ha scritto in questa mail con cui si comunica con la Ferrante tramite la casa editrice, e a Laura Paolucci evidentemente la conosceva anche, perché sapeva che Laura Paolucci aveva spinto per prendere questi diritti. Da lì poi si è scelto il regista, eccetera, e abbiamo cominciato questo lavoro lunghissimo anche con la sua collaborazione, ed è stato un lavoro in cui è entrato poi HBO, e quindi è stata una produzione un po' atipica, perché non è soltanto la solita produzione Rai Fiction, ma è una produzione Rai Fiction HBO che è andata in molti paesi del mondo, e quindi da questo punto di vista produttivo ha avuto a disposizione una quantità di soldi, di settimane di riprese, eccetera, diversa dalle altre. Qui c'è anche una delle ragioni, non la sola, ma una delle ragioni della qualità sta anche nel fatto che L'Amica geniale
rispetto a Game of Thrones è una cosa piccola, ma rispetto alla fiction italiana è una cosa grande, come se fosse un colossal, no? Dal punto di vista scenografico, delle possibilità. Ci sono stati giorni in cui Napoli si è fermata, pezzi di Napoli al centro si sono fermati perché si girava su pentifilo con 50-100 macchine d'epoca, insomma cose che di solito la fiction italiana non si può permettere, sappiamo come si fa, le stesse tre macchine vanno avanti e indietro vorticosamente facendo finta che sono tantissime, invece là ce n'erano. Queste cose qua, adesso spero che la qualità dipendesse anche dalla scrittura, dalla regia, dagli attori, però c'è stato una corrispondenza tra le sceneggiature e quello che si poteva poi fare, che secondo me ha anche il suo valore.